Thank you.
facciamo insieme. Venga, ciao, venga, sono culotto, venga, venga. Cos'è che mi sono dimenticato, scusa? No, riprendi, riprendi, no, voglio che la gente lo sappia. Cos'è che mi sono dimenticato? Ci sta di nominarmi, ciao. Di nominarti dopo, se non c'eri, sono venuto a cercarti. Sei l'unica a cui facciamo un'intervista tutta personale per ma te. Ma davvero? No, lo chiedo Venia, tanto se voi siete amici da tanto. Non spero, non spero. Alla grande. Anzi, ho appena ricevuto questo, posso farlo vedere. Che sono certo, me l'hanno anche dato. Il DVD di Bambi Fossati del 2 anni fa, a cui tengo particolarmente. Ma perché tu stasera non suoni? Stasera proverò a suonare anche stasera. Certo. Ci proviamo. Un bacione a Pietro. Fa sentire una cosa, certo, un bacione a Pietro sempre perché è il numero uno, sì, il numero PS uno. Produzioni. È vero. Anche perché probabilmente, Piero, non abbiamo fatto neanche l'apertura, se non mi sbaglio. Ma noi facciamo l'apertura niente proprio di meno che con Mauro Culotta. Allora, siamo al teatro Gilberto Erina Govi di Bolzaneto, che praticamente cos'è? Un ricettacolo di musica, di teatro, sì, di sì. Chi più ne ha più ne metta, sta passando personaggi di un'importanza esagerata a destra e a manca. Siamo qui per la seconda edizione dei Bambi Fossati, Guitar Festival, cioè tutti sapete chi è Bambi, chi non lo sa, glielo possiamo dire noi, uno dei più grandi chitarristi italiani, forse, e non nel, solo, suo nel suo genere, Hendrixiano, che purtroppo è mancato 3 anni fa. Un uomo che è vissuto per la musica. Certo, che non ha mai fatto compromessi, assolutamente, ha voluto essere se stesso fino in fondo. E Mauro ha suonato insieme a lui, ha condiviso con lui anni e anni, anche perché lui è uno dei nostri chitarristi, delle nostre punte di diamante, che a breve, o l'hai già fatto, devi farla, un CD. Che no, l'ho fatto, ma vabbè, poi vabbè, adesso... Vabbè. Ogni volta che ti incontro, comunque adesso è la allora, causa. Scusa, tu ogni volta che ti incontri fai un CD, vuol dire no, che dai. Più mi incontri meglio è. Può essere, ecco. Può essere. No, no, l'importante è che vada bene la serata per il nostro amico Bambi. Ascolta, un ricordo di Bambi, veloce, un ricordo più struggente che hai di Bambi. Il ricordo di Bambi più struggente è quello quando la prima volta l'ho sentito suonare all'Estor Hill. Era veramente così bravo, dillo, io lo so, ma magari... Allora, il primo chitarrista che ho sentito suonare, il primo Footsman, che vuol dire il primo uomo distorto, un nomignolo usato in America e in Inghilterra. Lui e Nico Di Paolo erano gli apripista di un certo tipo di suono, quindi io suonavo all'Estor Hill di Corso Italia, nel 66 parliamo, fine 65, con gli Skins, loro erano i Gleeman, due palchi, due complessi, e Bambi, io ero... specializzato sugli accordi, ero poco solista all'epoca, era molto timido tra l'altro, molto... invece Bambi era già frontman. Frontman alla grande, faceva O'Carroll di Jack Berry, faceva l'altro pezzo dei Damn, Baby Please Don't Go, e già usando un distorsore che io non l'avevo sentito soltanto nei dischi degli Harbour qualche mese prima. Lui aveva questo Pep Box Rush della Wham e faceva sia soli qua con questo suono, io rimanevo... mi catturava da matti, pur essendo uno amante del pulito, però adoravo anche il suono distorto, certo. Però non ero ancora pronto. Era ancora nelle tue corde. Non nelle corde. Era nelle corde, c'era, ma non c'era nella testa reale, no? Siete guardati, vi siete visti. E poi siamo parlati. Tu sei bravo, tu anche. No, non proprio così, non si è mai bravi, non ce lo diciamo mai. No? No. Tra di voi non succede mai di dire sei bravo? Assolutamente no. Assolutamente. No. Piuttosto anche perché non è per il complimento, perché tanto sei sempre da imparare a chiunque. Certo. Per questo non ce lo diciamo, credo. Allora, quello è il ricordo più struggente che hai. Sì, e poi da altre volte, siamo visti in qualche locale, nel centro storico, al Nick Masaniello, abbiamo fatto delle chiacchierate e suonate insieme. Perché, diciamoci una cosa, Mauro, una volta qui a Genova c'erano tanti locali, si suonava tanto, ci si divertiva. Adesso, purtroppo... Adesso è un momento storico particolare, non è legato solo alla musica, no? Un discorso culturale generale. Purtroppo c'è un'impennata alla rovescio, non solo nella musica. Comunque, secondo me è un momento che non può durare troppo, secondo me, anche se tanto che sta durando. Secondo te ci sarà un'inversione di tendenza? Io spero di sì. Lo so che è difficile poterlo credere adesso, ma penso di sì. La passione, penso, per quanto mi riguarda, l'ho visto cambiare almeno 3 cambiamenti di genere da quando suono, forse 4 epoche. Tipo, io ho avuto la fortuna come Bambi, come Zoccheddu, come Cassinelli, di cavalcare il periodo, diciamo, del cambiamento Elvis Beatles. Per cui ci siamo trovati nel centro del magma, diciamo, certo, no? Certo. Dove tutti a differenza di adesso che... anche per discorso economico, di cultura generale, televisiva, beh, tutti vogliono cantare. A quei tempi là volevano tutti musica dal vivo, perché il fenomeno Beatles, Rolling Stone, a parte che era un fenomeno vero, no? Non era moda, perché poi se no non saremmo qua a suonare ancora oggi, no? Ecco, era molto vero. Però aperto, chiaramente ha sdoganato, tutti aprivano locali per musica dal vivo.
capisci? Che ora non esiste più. Adesso non esiste più, qualche locale c'è ancora, Lumicino, però sono convinto che con la passione torneranno. Però aspettiamo. Adesso, certo, Mauro, volevo che tu parlassi brevemente del tuo ultimo CD. Naturalmente l'hai mandato a chi sappiamo noi, senza fare nomi. No, 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 nessuno. Non ce l'hai mandato assolutamente. Ah. Aspettavo voi dopo l'estate. Addirittura poi... aspettavo a Rock APS Produzioni, pensa a te. Sì, perché la massi d'accordo, comunque non è una cosa tipo ma questa. Noi siamo sempre qua. Noi è una cosa su web, cioè. Su CD Baby, si chiama... Vabbè, ora non mi piace fare però reclami in questo caso. Perché? Perché? Una... Allora, perché quando... l'occasione è questa. Certo, se... quando tu vorrai chiamarci, vorrai presentarlo, Piero Scioni, PS Produzioni, caro Vabbero Roccal, saranno sempre a tua disposizione. Va bene. Buona un serata, grazie Mauro, sei sempre numero uno. Un abbraccio uno. A grandi. Ah, si stava tumbiando. Allora, vorrei proprio impostare la serata come questa prima canzone. Che poi è bello perché lui penso che sia uno dei più giovani stasera sul palco, c'è i capelli bianchi. È un caso, ce li avevi già a 15 anni, Matte. Matte, cosa dici? Vieni qui e cantiamo o stiamo ancora un'oretta? Signore e signori, Matteo Merli. Dice. Sì, sì. No, io dico se tu no, mi chiedi, posso dire una cosa che non c'entra niente con che ce l'hai qui poi, da quanto sì, tempo? Sì, che poi parliamo dopo. Va di bene, stasera. Sì, sì. Dove vai il 21? In Giappone. Appunto. Vabbè, siccome ma... io volevo fare, ecco, posso dire una cosa, posso fare un piccolo excursus, una cattiveria. Lo sai che No, è la verità. Ma sapete chi sono, no? Vabbè, abbiamo non parlo. Lo dico ma, poi io tanto. No. Ho parlato con Roberto, quello che tira. Sì. Io ho detto, perché non facciamo una bella cosa è all'aeroporto? Tira, perché va tiranti. Io parafraso, si può dire parafraso, il cognome. Vabbè. Poi se tira o non tira, no. Sono problemi suoi. Vai avanti. Non tira? No. Ah no? No. Non tiri? Vabbè. No. Ho detto, facciamo una bella cosa all'aeroporto, all'improvviso, tutti insieme, mentre partite, che è una cosa una figata. Mi dice no, perché due partono di qua, uno parte di là, l'altro parte di qua.
Possiamo organizzare una bella cosa prima di partire? No. E come no, no, guarda, no, te, no, no, una pizza, ci andiamo a mangiare una pizza. Ma no, una cosa così, tipo. No, capito, ma. Cioè, ma abbiamo 4, 5, 6, 7, 10 musicisti a livello mondiale che partono di qua per andare in Giappone dove tutti sono. Ah, facciamo così, mi chiami. Ma perché dobbiamo filmarla? Mi chiami, certo. E ti dico dove facciamo le prove e vieni dove facciamo le prove. Ma no, tanto non lo dici dove facciamo le prove, me lo dici poi dopo. A te, certo. Certo. Però ci vuoi. Se no le teenagers, sai che? No, sai che c'è te. No, a parte. Vai avanti, vai di cose serie, dai. No, no, è più serio di così. Musicisti genovesi che vanno là, uno va addirittura in Siberia prima, Roberto va in Siberia, poi dalla Siberia viene lì. Però qui siamo per parlare di un personaggio che purtroppo ci ha lasciati. È il secondo anniversario, diciamo, di questa bella festa che ricorda uno dei più grandi chitarristi italiani e non solo italiani. Parliamo di Bambi Fossati. Tra l'altro abbiamo un pittore qua da qualche parte che dedica un quadro. Io ho portato una maglietta che poi mi firma. Parlare di Bambi, ormai si è detto tutto e il contrario di tutto. Tu sei sempre tra quelli che organizzano queste cose, non manchi mai, te l'ho già detto che se non ci fosse bisognerebbe inventarti. No, non so. Devo prima di tutto ringraziare al Black Widow e Maurizio Cassinelli, che è il mio co-organizzatore, senza il quale non riuscirei a fare niente. Però devo dire una cosa, e adesso vi spiego perché io organizzo queste cose. Perché sei un grande? No, ma assolutamente no. Perché De André adesso è il fenomeno della città da quando è mancato. Adesso Bambi, facciamo il Bambi Guitar Fest da quando è mancato. Io non guardare sotto, ecco. Però voglio dire, a me adesso io non è che voglio organizzare l'Aldo Descalzi un piffero di niente. No. Però vorrei che la città si ricordasse dei propri figli prima che passino dall'altra tu parte. Sai che non è possibile. Ammesso che esista un'altra parte. Però, perché siamo un po' tutti stanchini di questa cosa, cioè oggi mi hanno chiesto se questa cosa è per beneficenza. Certo, è per beneficenza per questi 40 persone che vengono sul palco a suonare, certo, questa è la beneficenza. Cioè, e per fortuna prendono veramente cifre da beneficenza, se no non ci sarebbe neanche quella. E tra l'altro, scusa se mi permetto, parliamo di fior di musicisti, fior di musicisti, non degli scappati da casa. No, voglio dire, capito? Poi succederà che Bonfanti, fra 100 anni, quando sarà morto, diranno: ah, Bonfanti, un patrimonio di Genova. Faranno via Bonfanti. A proposito, sai che sarebbe interessante, ci ho pensato, fare una via ai musicisti? Certo. Cioè, uno dei più grandi bassisti e arrangiatori italiani che abbiamo avuto è Beppe Quirici, che ha fatto il successo di Ivano Fossati. Certo. Io dico, una via, piazza Beppe Quirici, ce la vedrai bene, capito? Che ne dici? Ma io ci vedrei bene tante cose, però purtroppo qua se non ti chiami e non si offenda nessuno, Garibaldi, Mazzini. Secondo me invece è giunto il momento di sfattare sta cosa. Dici? Bisogna spingere sempre, non desistere quasi mai. Qui non è più stronza. Dilla. Spingere, non tirare. No, spingere. Scusa, Robby, però no, e non demoralizzarsi davanti a bieca politica, non ce ne frega niente, bisogna fare le cose, farle. Se la politica e se le istituzioni non ci vengono dietro, andiamo dai privati, però non può morire una cosa, la musica a Genova, che è sempre stata una delle colonne portanti della cultura e dell'arte a Genova. Poi i cantautori, non ci sono solo i cantautori e non so neanche se ci sono mai stati, comunque ci sono stati, certo. Diciamo. Però ci sono grandi fiori di musicisti. Io onestamente sapere di un Bob Callero che è qui, vorrei che Bob, grande Bob, che è qui con me sul palco, bisogna vedere che maglia ha, però che, perché... vabbè, ma gliela cancello io. E, no, è normale. Che non è possibile che non faccia parte deve essere un patrimonio. Lui si mette un po' da parte. No, ma non è vero, lui si mette da parte. Lui si mette da parte perché è a posto la mano, che viene messo da parte. Mi sta crescendo un altro alluce qui di fianco al pollice. Hai sentito cosa sta dicendo? Cioè, sono qui, c'è un patrimonio musicale per cui non si può più far finta di niente, cioè non, ma non c'è da fare beneficenza a nessuno, cioè c'è solo da riprendere un discorso. Adesso fa lo splendido. Ha ragione, perché nelle trasmissioni fatto noi la star della settimana, ti ricordi qualche mese fa, che vedete che qui a Genova non si suona perché se non ti tecciami così, se non ti tecciami con là, se non te di chi, se non te di là, ma io direi anche perché insomma, cioè, se tu non fai tributi a Ligabue non suoni, quindi diciamola tutta. Però qualcuno deve tutelare questa cosa, qualcuno deve fare, cioè
Ti ripeto, se non ci sono le istituzioni, saranno i privati. Ma ci siamo noi. Io ci metto le mie telecamere, le sue telecamere, la mia voce, la mia faccia da scemo. Però, Il posto che si suona deve essere gestito da qualcuno che vuole fare musica e non l'incasso. Perché se tu vuoi fare l'incasso, allora c'è. Però deve vivere anche lui, quindi bisogna che da qualche parte arrivino i soldi che facciano questo. Ora basta polemica, dai. Siamo molto amici, sono contento di averti visto. Che felicità. Eccolo, lì è il pittore, il maestro Baghino, che dedicò un quadro a Bambi, Fossà. Poi sentiremo anche lui, però volevo riallacciarmi sul discorso che facevo prima, che tu non vuoi che ne se ne parli, invece se ne deve parlare. Patrimonio di Genova, che Genova è cultura, la musica è cultura, tutto quello che vuoi, ci sta per quello che andiamo a finire in Giappone. Perché siamo bravi, perché se ci vogliono là. Vogliamo ricordare chi c'è? No, lo so, però, ma lo Mauro sappiamo, Sposito, ma tutti, ma ce ne sono Roberto per così. Tiranti, tuo ma fratello. Sì, per carità di Dio. Tuo fratello? Ma puoi dirlo certo. Quindi, ma lo sai come la pensi? Cioè, io lo sai che sono anni ormai che il mio lavoro è a Roma, no? È a Roma. Perché io quando vado a Roma e parlo di questo signore qui, cioè lo sanno chi è, lo sanno tutti. Invece qui è citato sui libri. Capito, però di capo e spada, sui libri di musica, con questo salutiamo i nostri telespettatori, andiamo a mangiare una pizza. Può darsi che hanno mangiato dietro? Sì, andiamola dietro. Allora vi vengo a ci vediamo dopo. Possiamo venire? Sì. Cioè, e ne vedremo delle belle, seguiteci. Vieni Lele. Sono di plastica, ancora hai mangiato un po'? Io ma chiedo che qui sono musicisti, se mangi per così così non fa finire più cazzo. Con le cacciavitate nella ci deve essere. Quelli che caffè di il signor acustico medio levante 1, acustico medio levante 2, guarda quanta gente che c'è qua. Signora non lo conosco. Lei è? Io sono fonico. Ah, anche i fonici mangiano? A volte sì. Cioè, capito? Lei è fonico 2, mangia pure lei? Vice fonico. Fai. Te sei quello che fa disperare tuo padre. Qui siamo con un signore che ha vinto un premio importantissimo. Buonasera. L'intervista mentre mangio. Ma noi siamo dei rompiballe. No, giusto. E facciamo anche le foto, guarda. Le foto mentre mangiano. Sono belli, no? Sì, sono perfetti. È lo stile, bisogna fare sempre così. Ho provato una volta. Siamo con uno dei signori più, come posso dire, sarà uno di quelli che la chitarra per carina, la suona da morire, è uno dei numeri uno. Grazie. Ma insomma, qua siamo una suoni, serata di. Prima suoni sempre in Piemonte, te la devi stare. E io abito adesso in Piemonte. Capito, quindi, però ogni tanto arrivo, vedete anche come stasera. Ma volevo ricordare che premi hai vinto. Ma è premi l'ultimo Savignone, sì. L'ultimo Savignone 16 luglio e purtroppo per gli altri sono in buona compagnia di Steve Hackett, tutti gli altri, loro meno. Steve Hackett. Ma vuol dire che c'è qualcuno che li bruciava il sederino? No, io non ho, nel senso, loro sono in loro Steve Hackett, Riccardo Zappa, quelli che hanno preso un premio sono in cattivissima compagnia perché l'ho preso anch'io. Io invece sono in ottima compagnia perché l'ho preso con loro. E quindi puoi fare quello che vuoi. E quindi sono felice. Però adesso guarda un po' che c'è lì. Però posso fare una battuta? Prima i musicisti guadagnano dei soldi, guarda un po' che riga di formaggio grana che c'è. Tutto gratis. Chi ha pagato, signor Descalzi? Non so, io no, preferisco non pensarci. E tocchi con la riva. Lei? Ma è una fida che c'è, dove mangiare? Le focacce. Scusi, ma lei come si chiama? Zocchetto? Ci sia che di più. Se vuoi ti dico anche la partita io. No, dai, parte di scherzo, possiamo fare una cosa seria o no? Ma non si può fare una cosa seria? Assolutamente no, qui vedi uno mangia, guarda qua. No. Guarda, avete mai visto? Adesso, Piero, mi scappa da ridere, sai perché? Ma pensate un pochettino che siamo davanti a dei miti viventi che li vedete che mangiano come noi, con le mani come noi, si mettono la roba in bocca come noi. Cosa facciamo, no? La gente vi vede come dei miti. Pollice e indice. Indice. Col ditino su. Ma sì. La classe. Ma veramente. Cioè, il signor Merli che ci frega l'acqua. Ma lei, scusi, cosa suona stasera? Cosa suona? Bella parola. Suona una piccola trombetta Che si chiama? Da naso. Si chiama friculè.
E come fa? È napoletana. Una piccola trombetta da naso che la metto qua e va giù. Ma non è che esce, no? No, 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 no. No, cioè, no, no, no. Ma solo in un pezzo. Ah, solo. Cioè lei fa tutto sto casino per venire su un pezzo. Sì. Beh, ecco. Vabbè, però vale la pena. Cioè, certo. Quando suono friculè. Non viene ci per signor Matteo Merli, una delle glorie di questa città, pure lui. Siamo in mezzo alle glorie qua. Cosa? Siamo in mezzo alle glorie. Hai visto? Ma Zucchetto, quanti anni ha? 150? Quanti cazzo hai? No, ne ha 30. Solo? È rimasto, cioè. Ah, è quello lì. L'hanno congelata ai 35. È rimasto a 35. E questo signore qua che mi dà la schiena? È sempre a mezzo questo signore qua. Belli. Puoi vedere un po' come mastica, puoi vedere come mastica. No, voglio vedere come mastica, pronto? Eh no, non mi caga, no, lui è importante, io no. Che cazzo dice? Non si dice, scusa. Guarda questo signore così elegante che mangia pure lui. Guarda, guarda, guarda. Purtroppo pure io. Non ti preoccupare. Lei sembra un cowboy. Cowboy. Vieni, ma mai visto un'intervista così? Vedi, già porti. Ma chi è il TG? Racconto questo. Dai, dai, racconto, racconto. Anche il mio amico Zucchetti. Dai, dai, bellissimo. Sentiamo. Bellissimo. Allora, bella? Accusi come meglio levante. Piero, apriaruggia. 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 Certo che sì. In un caruggio di apriaruggia. Ruggia, ruggio. E contro un mio amico che non vedevo da anni, che lo comiamo sì. Con la famiglia, mi viene incontro e mi fa: Aldo, Aldo, mi abbraccia, bacia. Poi si gira da suo figlio e gli fa: oh, ma lo sai chi è questo signore qui? Io gli ho detto: chissà cosa hai detto, ma lo sai chi è questo signore qui? Il bambino a un certo punto mi fa: no, no. Mi fa: è il fratello di uno pazzesco. E la moglie che si è accorta che insomma gli ha detto sì, no, ma anche lui è bravo, e questo gli fa: sì sì, è bravo, ma suo fratello è pazzesco. Vabbè, lo sai che è il tuo come posso dire, è la tua è la mia fortuna. Vabbè, dai, adesso diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. No, la mia fortuna. La sua fortuna è molto psicologico, no. Senti, senti, attenzione, non andrei avanti in questo perché sì. Rischiamo il peggio. Fermiamoci qua, è meglio. Vabbè, possiamo dire una cosa seria. Tanto guarda. Ma una cosa seria? La cosa seria è che abbiamo voglia di mangiare. Ma ho capito, ma scusami, se io venissi qua. Prendi tutti quelli ganache. Ma ti sta riprendendo. Ho 4 ganache. Ma tu pensa un po', se io venissi quando voi state tutti seduti, siete tutti tranquilli, dov'è il divertimento? No, beh, certo. L'unico serio mi sembra Gianni Martini, che è lì che si fa gli affari suoi. Lui è serio, non dice niente. No, una cosa poi vi. Io volevo fare i complimenti a chi? Alla Descalzi SNC. A lui? Perché? Delle vettovaglie. Certo. Ma ce l'hai messo tutto? Ce l'hai messo tutto? Non me l'aspettavo. Toma. Sì? Comandò. A Fambrodo. A Fambrodo. Ma anche questo è. Ma grana. Avete sentito? Grana Padano. Purtroppo è Grana Padano. Perché la grana padana, a differenza del parmigiano reggiano, ha la formalina. E allora fa bene alla? No, va bene, so, va bene. Lo chiedo a te. La formalina è un conservante, ah, no? Sì, non so. Lo sapevi che la formalina cos'è? No. Ora lo so. Cioè, però il grana padano è buono. Allora, siccome la vostra fotografa, la contessa Codognato, è anche un medico legale, ha detto che conservano i cadaveri. Allora la domanda esatto. Tu dici, visto l'età, servono i cadaveri col grana padano. Col grana padano. No, no, ma comunque è vero. No, possiamo fare una cosa adesso, a parte gli scherzi, signor Zucchetti. Sì, bravo. Ho detto, ce l'ha con me. Sì. Ti ricordi quella bella battuta? Bene, ragazzi, ne abbiamo fatto una trasmissione. Appunto, il signor Bonfanti, che è qua, che io invidio da matti perché è troppo, eh? Il signor Descalzi, il signor Marenco, il signor Lamagni. Signor Lamagni. Come mai non c'è il signor Pelle? Non l'ho visto il signor Pelle suona. Non l'ho visto il signor Pelle, dov'è? Ah, non c'è. È assente. È assente. Deve avere il suo subalterno, quello là. Ah, il suo subalterno. È a suonare. Facciamo una cosa, Piero. Un'altra parte, c'è un
Li lasciamo quettare. Allora, vi lasciamo quettare, avete mangiato. Abbiamo fatto un'intervista sui generis. Sì. Sui generis, sui cognati, su. Bella. Bella questa. Sono contento questa sera in questo camerino perché ho particolarmente vicino il mio amico Carlo. Sono contento di avere voi perché voi siete i numeri uno, lo sapete che io vi amo smisuratamente. Dimmi. Mi dispiace non averti onorato col tuo vino. Abbiamo... Non ne ho vino io, no. Di barbero, cioè barbero, ma sono un barbero miscio, non un barbero col grano. Ti dico questa. Grazie. Guardate come sta mangiando il signor Descalzo. Mangia bene il signor Descalzo. Il pane è azzeccato. È bravissimo a mangiare. Però come mai il signor Agustico Mediolevante non mangia lì? Prego. C'è una signorina, signor Dato Siezi. Sì, signor Siezi, buonasera. Andiamo a raccontare quando abbiamo suonato insieme. Quando? Avete mangiato la pizza? Io e lui abbiamo fatto una band di quelle di André. Una band di De André. Siamo andati anche a Venezia. L'avete pagato o vi hanno pagato? A Mestre, mi sono sbagliato con quella vacanza. Sì, che cazzo. E la signorina? Suona, canta, balla? È una lieva. Ma si dice l'altra volta, mi sembra. Una percussionista. Però, minorenne, ti devi mettere il pallino sulla faccia. Allora sì, nascondi, perché minorenne, mi raccomando. Vabbè, adesso facciamo una cosa, noi andiamo a sederci, voi mangiate, vi ingoggate, cercate di bere poco, se no sparate velinate. Sta venire un po' di gente. Io ho comprato 7.000 biglietti. 7.000 caffè. Hai portato gente, mi portate gente. Se non avessi comprato 7.000 biglietti, potremmo andartene a casa adesso. Quanta gente mi porti? Io ti porto. Questa è una costante. Io porto Franco, tu cosa porti? Bene, porto Franco. Ciao ragazzi, PS Produzioni, Rock Up, Caro Barbero, Piero Scioni. Andiamo di sotto, poi andiamo a mangiare qualcosa anche noi. Ciao. Quando abbiamo iniziato, non c'erano ancora i Beatles e Rolling Stone. Non parliamo di preistoria, ecco. Comunque, vabbè, c'era Jane Pitney nel Sedaka, tutti questi personaggi qua che venivano da fuori, Chuck Berry che facevano il famoso rock, Elvis Presley. Qua in Italia avevamo, non so, Adriano Celentano, Little Tony. Vabbè, io sono stato ero abbastanza interessato con stupore alla scuola dei cantautori genovesi, no? Lui, Paoli, Bindi, là. Poi sono venuti i Beatles e i Rolling Stone, che sono stati proprio un grosso colpo, no? E lì niente, abbiamo cominciato, parliamo pure così, a scimmiottarli, ecco. Gabriele Marenco, la chitarra elettrica. Grazie. Io? Ah no, tu anche. Quello lì, quello lì. Stai qua. Va bene, adesso con voi. Cosa? Posso fare un pezzo con voi? No, conosci che. Mi piace. Va bene, ciao. Thank you.
Sentendo un po' di virtuosismi del maestro Gianni Martini? Virtuosismi no, ma comunque. Cosa stai facendo? Stai provando la chitarra? No, no, mi sto così un po' scaldando. Uno come te bisogna riscaldarsi, sei caldo sempre. Magari. No, comunque mi sembra una bella serata, no? Cosa dici? Sono contento perché insomma sono stato un amico di Bambi per tanto tempo e quindi mi fa molto piacere, anzi spero che ogni anno ci possa essere questo ricordo non retorico di Bambi, credo che sia importante, magari di Bambi anche altri musicisti che nel frattempo purtroppo sono mancati, credo che certamente, ma io penso che finché ci sarete tu, De Scalzi, Culotta, Zucchedu, il ricordo non cambia, non mancherà mai. Ma sì, sicuramente, perché diciamo credo che la cosa importante sia la sensibilità e anche gli altri, oltre che essere amici, sono persone sensibili, quindi mi sembra importante proprio questo aspetto qua, al di là della retorica.
tenere vivo il ricordo. Poi io, come sai, sono un laico e la per me l'anima è il nostro linguaggio, è la memoria, e quindi tenere viva la memoria, il ricordo, credo che sia fondamentale anche per i ragazzi. Mi farebbe piacere, per esempio, poi magari con Aldo ne parlerò più avanti, se l'anno prossimo si potesse, anche per avere qualche elemento di novità, magari, che ne so, mettere su una mostra fotografica del tracciato di Bambi, o delle foto dove siamo insieme, no? Piuttosto che, insomma, credo che tanta gente abbia delle foto al di là dei servizi fotografici ufficiali, chiaramente, no? Ma credo che sia importante, e magari, che ne so, fare una mostra su questo, e possa essere anche un piccolo elemento di novità che rende la serata sempre diversa e sempre in tiro, no? Come dire. Volevo che tu poi dicessi un attimino brevemente la tua scuola, quando è che ci potrai invitare, che noi verremo molto volentieri alla tua scuola. Ma guarda, abbiamo appena riaperto, abbiamo riaperto all'inizio di settembre, tra l'altro è il 39esimo anno, che, come sai, in una città difficile come Genova, non mi sottraggo mai dal dirlo, e tu lo sai, ben volentieri, abbiamo aperto da poco. Sabato prossimo colgo l'occasione per dire che ci sarà il nostro Open Day, avrai visto i manifestoni, e sabato prossimo chi volesse prendere i contatti con la scuola ha l'opportunità di venire, di conoscerci, capire un po' come lavoriamo, sai. L'orario è dalle 3 alle... Puoi ricordare dov'è l'indirizzo? E Music Line è in via del Chiappazzo, che è praticamente nella zona dello stadio, in via Bobbio, da via Bobbio, e l'orario dell'Open Day è dalle 15 alle 18:30, e posso dare anche un numero di telefono, ecco, chi avesse voglia di informarsi, il numero è 010 839 2500, il sito è www.musiclineweb.it, e insomma, chi ha voglia di venirci a trovare, benissimo. Le aule saranno aperte con gli insegnanti che fanno un po' di cose e via. Allora, noi saremo tra i primi ad arrivare, appena possibile andremo a salutare Sua Eccellenza il maestro Gianni Martini e a intervistarlo, a sentire tutte le cose belle che ha da raccontare. Ciao Gianni, grazie. Grazie a te. La voce non è che è razzismo, ha fatto una voce perché da carabinieri. E dai documenti, e dice: signor Nicola Fossati, e lui fa: Nicolò. Nicola Fossati? Nicolò, come Paganini, ha detto. No, qui c'è scritto Fossati, non Paganini. È vero. Vai, raccontaci qualcosa. Niente, io ero ragazzino e ho conosciuto Bambi quando suonava appunto con i Glim insieme a Marco Zoccheddu e Angelo Traverso e Maurizio Cassinelli, e insieme a Bruno Bice, che è un mio carissimo amico da quando avevamo 6 anni e anche meno, e avevamo 13 anni, avevamo cominciato a suonare come tanti ragazzi in quel periodo, e loro provavano, mi ricordo, in uno scantinato lì dove c'era la Shell, una delle tante aziende che ha lasciato Genova, come sappiamo, e provavano lì, e quindi noi eravamo gasatissimi di poter andare a sentirli, perché tutto è nato perché il padre di Bambi era un collega di lavoro di mio papà. Allora mi ha detto: guarda, c'è il figlio di un mio collega che suona, e quindi da lì siamo andati a ascoltarli una volta quando c'era il concorso Rapallo Davoli, al Kursaal di Rapallo, e sarà stato 65-66. E io avevo appena iniziato a suonare, e niente, quindi poi si è fatta amicizia, perché quando hanno finito di suonare siamo andati lì, insomma, ci siamo presentati, e poi da lì in poi è nata un'amicizia che si è protratta negli anni fino alla fine. Io credo di essere stato uno degli ultimi che è andato a trovarlo, e sono rimasto un po', insomma, sorpreso, no? Perché mi trovavo lì al Paderano, ero con uno dei cori che dirigo, e ero lì per fare una cantata, e pensavo di poterlo invitare, e sono andato su, però ormai stava effettivamente piuttosto male, quindi non è stato possibile, però sono contento di essere riuscito a salutare questo grande amico, compagno anche di tante avventure musicali e non.
di tutto mi devo scusare con il mio amico Massimo Gasperini, che lui è sempre super gentile e mi invita sempre a mille cose, ma due sabati fa ho mancato perché con il mio amico Piero eravamo fuori, addirittura fuori Italia, per problemi, cioè per cose belle, però purtroppo non si può essere da tutte le parti. Cercherò di farmi perdonare, ma questa sera siamo al secondo anniversario del Guitar Festival, della Bambi Guitar Festival, tu sì. Sei tra gli organizzatori, sì, sì, hai certamente. Un po' di bellissime cose, sì, che vogliamo vedere. Sì, sì, sì. Ma intanto ti scuso per l'altra volta. Grazie, perché, ti ringrazio. Perché sei te, eh? Viva l'Inghilterra, perché sempre. Cioè, viva l'Inghilterra. Viva l'Inghilterra. E poi stasera ti dicevo che infatti la serata per Bambi è sempre una serata incredibile, perché incontri della gente che magari hanno veramente anni che non vedevi, e questo è fantastico. Non succede a noi, che ci vediamo molto spesso. Esatto, cioè, questo è merito di Bambi. Certo, sì. Certo. Poi siamo qua per la seconda serata, siamo tutti contenti. Sicuramente Aldo al Discalzi ha fatto un lavoro clamoroso. Grande, oggi l'ho visto fare le prove insieme a 65 musicisti, non è facile. Assolutamente no. Un maestro assoluto, grandissimo. Noi siamo qua e stasera addirittura vedo dei vinili. Sì, sì, questo è il vinile dei Garibaldi, Garibaldi. Però stasera presentiamo il DVD della prima serata, magistralmente presentata da te ed Aldo Descalzi. Grazie per il magistralmente. Certo, è stato un evento importante, bellissimo, ed è giusto immortalarlo. Ci sono anch'io lì. Ci sei anche te. Oh Madonna. Ed è un documento che resta nel tempo. Certo. Ascolta una cosa, chiaramente si potrà trovare nel tuo bellissimo atelier, perché il tuo è un atelier, a questo punto non è una discoteca, è una scemenza paurosa. Un negozio di dischi, ma è un centro di cultura, veramente un atelier di cultura musicale. Sì, è un punto non solo nazionale. Internazionale. Sì, sì. È un punto d'incontro, perché diciamo che i nostri clienti nella maggioranza dei casi sono amici, italiani ed esteri. È diventato un punto d'incontro dove si parla di musica, dove si vive la musica, dove la musica è veramente cultura e passione. L'unica cosa che posso dire a tua colpa è che non becca mai il telefono. No, il telefono non prende. No. Devi sempre uscire. No, devo uscire, anche quando fa freddo. Almeno esco. Non ti rompe le scatole a nessuno. Esatto, dai, va bene. A parte gli scherzi, si trova da voi. Sì. Mi raccomando, vogliamo ricordare l'indirizzo. Sì, via del Campo 6 Rosso, la magistrale via del Campo, la via della musica a Genova. Appena vicino al 29 Rosso. Vicino al 29 Rosso, la casa di De André. Black Widow. Black Widow Records. Massimo Gasperini. Va bene. Qualunque tipo di musica voi siete interessati, andate lì a trovare. Sì, basta che non sia discoteca. Beh, no, qui parliamo di cose serie, Parliamo di musica. Di rock, di musica rock. Musica rock. Niente hip hop, niente rap, musica rock di tutti i tipi, jazz rock, progressivo, psichedelico, hard, dark, heavy punk, però rock. Esclusivamente rock. Massimo Gasperini. Ciao a tutti e buon divertimento. Alla prossima. Ciao, grazie. Grazie.
di cani? Parliamo di cani. Ma parliamo di quello che vuoi, di cani, gatti. Tu abiti in campagna, c'è dei bellissimi cani, un sacco di animali. C'ho cani, cavalli, c'ho la bestia più importante che sono io. Quella da gestire è difficile. Però scusa, come fai a essere uomo di spettacolo, uomo di mondo, uomo di palcoscenico, frontman, e poi andare a fare il contadino? È perché faccio le prove con gli animali, cioè mi metto davanti a loro e se loro non girano le spalle, per non dire altro, vuol dire che forse funziona la cosa. L'unica cosa è quando poi prendo la chitarra o il basso, vedo che se ne vanno. Quindi... No, non credo, perché noi siamo al cospetto di uno dei più grandi bassisti che abbiamo in Italia. Beh, sono un 83. No, in no, assolutamente sì, sei uno dei più grandi bassisti che abbiamo in Italia. Grazie. Insieme a Bobo Callero e pochi altri. Ci mettiamo anche Roberto? No, sì. Roberto? Tiranti? Chi è? Chi è? Ma perché suona al basso? Ma lui non c'ha la labirintita lui. Roberto. Ciao Roby, questa sera è a Mantova. Oltre a essere un carissimo amico, un fratello. Grande. Devo dire che è uno dei più grandi artisti che ci siamo. Non bassisti. Ma no, bassisti. Sia basso che voce. Sia basso che voce. È basso, lui basso. Sostiene di no, ci picchiamo ogni volta. Bravo. Ottimo musicista. Oltretutto, veramente, come dici tu, è una carissima persona, un ragazzo. Veramente adorato, davvero. Ciao Roby, ti vogliamo bene. Sì, ciao Massimo Ventrigola. Ciao, grazie. Abbiamo beccato, ci hai messo tanto, eh? Aspettava lei? Ciao, posso ciao, salutare? Buonasera. Aspettavo certo, te. Cioè, è partita alle 7 per arrivare alle 9:30. Abiti lontano. Signora. È lì, vai a salutare Alessandro Corvaglia mentre noi intervistiamo il nostro amico Bianchi. Certo. A dopo. Certo, ma crede. A dopo magari lui. Allora. Ascolta, suoni ciao. O se ascolti, suoni? Suono, cioè non sono venuto a divertirmi. Certo. Ecco, okay. Sei venuto a guadagnartela. Bravo, sono venuto. Ci abbiamo una bella signora che ci sta guardando e dice cosa fa? Signor Bianchi, allora, dimmi. No, sono venuto qui in qualche modo in questa duplice, cioè, triplice voglia. Veste. No, c'è proprio voglia perché riesco finalmente a suonare un po' la batteria stasera, che è una cosa che non faccio mai. Certo. Poi canterò qualcosa, suonerò un po' il piano, cioè quindi mi diverto sicuramente. 360 gradi. Sì, anche 365, guarda. 0,00. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa, l'ho chiesto già a un altro amico che tu conosci, Marafiotti. Sì. Poco fa, che eravamo in un altro contesto, mi è venuta una palla di fare una cosa che non sento mai nessuna. Allora, io ho pubblicato, sentiamo la bellissima voce di Caterina Angeli. Volevo chiederti una cosa. C'è un sacco di gente che fa cover di Pinco, di Franco, di Giovanni, di Mario, di Giulio. L'ho chiesto a lui, sentiamola se la pensa allo stesso modo. Marafiotti ha dato una risposta. Sentiamo te che sei un grande pianista e o organista e o tutto quello che vuoi di più. Sì. Come mai non c'è nessuno che faccia un tributo a Brian Hogger? Sicuramente io ho sentito qualche anno fa Brian Hogger proprio qua a Genova
L'ho conosciuto, è una persona straordinaria, è un grandissimo artista. È chiaro che cioè non è una cosa facile, prima di tutto perché nessuno... Cioè, intanto chiariamo una cosa, ci si rivolge alla massa, no? Ok. E purtroppo c'è una mancata diffusione della cultura musicale, soprattutto nella massa. Logra è super conosciuto, cioè è uno dei grandi del rock. Capito. E poi aggiungici la difficoltà nel fare quello che fa, è un capo scuola, per cui non è cosa facile, assolutamente, assolutamente. E io ti dico, cerco di fare del mio meglio nel fare quello che faccio, con Radius, con la Super Band, e ci divertiamo e ognuno fa le cose che più si sente dentro, ecco. L'importante è farlo sempre onestamente, in maniera onesta, anche quello, fare musica in maniera onesta significa cantare senza far finta di cantare, suonare senza far finta di suonare, certo. Questo è l'inizio, almeno per quanto mi riguarda, dal quale non si può prescindere. Enrico, ti ringrazio, andiamo a goderci lo spettacolo. Okay. E ti sentiremo molto volentieri. Dai, grazie, vado, perché non so ancora la scaletta come sarà. Ok. Grazie. Ciao. Beh, è un augurio a tutti quelli che vogliono fare di queste iniziative. Ce ne fosse. Ciao Bambi. Grazie. Ciao. Mancato. Niente, tre punti. Ma mi stai riprendendo mentre faccio il centro con la carta, ma è terribile. Ma sei veramente cattivo. Allora, siamo con Fulvio degli Esuli, perché gli Esuli sono uno dei gruppi più longevi. Sì, gli Esuli sono nati nel 1965. 65. E il loro periodo migliore, diciamo, è stato tra il 68 e il 72. E adesso gli Esuli si sono leggermente trasformati e portano in giro uno spettacolo basato tutto quanto su Mina, uno spettacolo che si chiama Stasera Canto Mina, con la nostra amica, con la Sabrina Colombo, che fa la parte del leone, fa la Mina. Però io ti volevo chiedere una cosa, che ci sarà il 21 a San Pier d'Arena. Sì, il 21 a San Pier d'Arena, in occasione dell'anniversario del compleanno del primo anno dell'apertura della caffetteria Mantero. È un'istituzione di San Pier d'Arena come pasticceria. La Stefania Mantero ha organizzato una festa per tutti i suoi clienti e tutte le persone che vogliono partecipare, e in mezzo a questa festa, appunto, gli Esuli, soprattutto Sabrina, farà questo spettacolo su Mina. Sarà uno spettacolo più light, dove sarà accompagnata soltanto da chitarra e basso, anche perché siamo appunto in una caffetteria e non in un teatro rock, e quindi facciamo questo spettacolo proprio in occasione del primo anno dell'apertura di questo bellissimo locale che è stato aperto dalla Stefania Mantero a San Pier d'Arena. E allora, siccome io sono di origini di San Pier d'Arena, e nonostante capita a Pigli, ce l'ho sempre nel cuore San Pier d'Arena, cercherò di esserci con mio amico Piero Scioni di queste produzioni, cercheremo di venire a riprendere, e se avrete bisogno di me sarò lì. Certamente, noi ci fa tanto piacere, perché appunto la presenza vostra sicuramente allieterà ancora di più tutte le persone. Poi siete bravi, quindi è giusto che abbiate anche il vostro spazio. Ti ringrazio. Di niente. Grazie. Prego. Grazie. Ciao.
Guarda, ti ha ripreso. La maestra, da quando vuole elementare mi riprendono, basta. Cioè, una buona ne avrò fatta. Non lo so. Ma faccio schifo, vengo da... Da dove? Vengo dalla stazione dove ho appena accompagnato la chitarrista dei Mr. Punch, sì? Che era qua per altre prove. E niente. C'è qualcosa che vuole in pentola? Giovedì. Non me lo dici? Sì, no, te lo dissi tempo fa, ma ora lo rinfresco. Venerdì, giovedì mattina partiamo, perché venerdì sera abbiamo il primo dei tre concerti di Mr. Punch, due in Inghilterra e uno in Olanda. Stica. La prima sera ad vicino Oxford, la seconda sera a Leicester e la terza sera a Omen, dopo un viaggio che sarà tremendo, perché c'è giusto il tempo di caricare gli strumenti dopo aver suonato, partire e arrivare per l'orario del check in Olanda. Ma noi siamo dei superuomini, certo. E se non siamo dei superuomini lo diventeremo per l'occasione. Signore e signori, Alessandro Corvaglia, cioè più di così. Io sì, Carlo Barbero. No, assolutamente, io non canto, non suono, no. Anzi suono. Ma vedi che col microfono in mano tutte la cavi benissimo, altro che... Ti ringrazio, me la cavi, lo dicono in tanti, forse poi ci credo da solo. No, ma ce la fanno bene a crederci, perché è vero, io non dico le cose se non sono vero, lo sai benissimo. Lo so benissimo. Allora, noi vogliamo ringraziarti te, vogliamo ricordare che tu sei la voce dei Delirium e sei grande mister dei Merillion. Grande mister Merillion e cantante dei Real Dream, con il quale anticipo subito il 26 di novembre saremo in concerto al Teatro Carignano, qui a Genova, insieme a un'altra band che per me rappresenta un grandissimo pezzo di storia, perché sono, come dire, i miei, virgolette, cugini livornesi, ovvero sia la band di compagni del liceo. Bellissimo. Con cui facevamo la rivalità, la mia band e la loro, e vengono a fare il tributo a Jethro Tull. Allora posso fare una battuta? Sarà una grandissima serata. La mia band suona il rock. La mia band suona il rock. Alessandro Corvaglia, grazie. Carlo, grazie di tutto, grazie a voi tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Mi devo beccare, no? Sì, ma adesso che siamo a fare i caffè. Certo! A fare i caffè, certo. C'è coda, visto che casino? C'è coda. No, io voglio... Buonasera. Posso salutare? Mi conosco, Carlo. Mi conosce? Sì. Le devo dei soldi? No. Parecchi. Ah sì, le devo dei soldi? Cambiali. Oh, madonna mia. No. Ti voler star qua? Ma sì, ma io non ho problemi. Ascolta, io volevo, prima di tutto, volevo ringraziare questa signora biondina, signorina biondina. Si dice signorina, no? Non si dice più. Non si dice più. Ormai sono io, sono antico, che è un signore. Che è sempre molto gentile quando io ho bisogno di qualcosa, non si tira mai indietro a qualunque ora. Però non chiamate alle 2 del mattino, no, perché è pericoloso. Soprattutto se non vi conosco. Se non ci conosco. Caterina Angeli, numero uno qua, che si fa un... se vuol dire, per capito cosa intendo, per far andare avanti sta fare questa bella cosa, perché in effetti a Ponente non c'è niente, no, se basta, ci leviamo questo c'è basso quello lì, finito. Tu fai giorno notte, di giorno sei là, di sera sei qua. Sì, faccio quello che posso, quello che serve quando posso. Non c'è Gilberto, non l'ho ancora visto. Gilberto non c'è perché stasera era, non mi ricordo dove, con la sua compagnia dialettale a fare un spettacolo. Salutiamo Gilberto, che sarebbe a Lanzarotti, insieme a questa bellissima ragazza, splendida giovane, che si chiama Caterina Angeli. Abbiamo una splendida signorina, signora, va bene? Perché sono più vecchia. Paola, perché Pola? Che cazzo è sta No, Paola? Allora, un problema di Facebook.
Facebook. Appunto, io Pola. No, è un problema. Ama di Pola? Ma che cosa? Ama perché Pola. Io prima su Facebook. Guarda Bob Calero con gli occhiali di qua e di là. Guarda, ma guarda, che da, è una figata. Guarda un po' che occhiali ha. Se quanti, ti chiamano, se ti chiamano quattro questi? Occhi. Quanti sono questi? No, sei troppo forte. Abbiamo il Piero che si è innamorato di Bob Calero. Ecco, stavamo parlando di cos'è sta Pola? No, perché Pola. Allora io prima su Facebook ero la Popa, perché Popa è il mio cognome. Sì. Poi Facebook mi ha bloccato il profilo per un giorno perché mi dice non esiste la Popa. Perché? Allora io ho dovuto fare uno scanner dei miei documenti, tu immaginati. Pensa a te. Te lo giuro, poi a un certo punto loro hanno sbagliato. Mi hanno detto tu sei Paola Pola, io non ci ho fatto caso, ho detto sì, quindi avendo confermato, ormai io sono così. Mi hanno rubato l'identità. Ce ne faremo una ragione. Ma sì, chi se ne frega. Diciamo che tu sei sempre insieme a lei, cioè, a Mente Locale, lei a Baboleo, tu a Mente Locale, siete praticamente le due donne rock di questa città. Ci dimentichiamo la Mangiaterra, la Loredana Magro, che stasera non c'è. No, non è mica tanto, ma. No, da che no. Ma ti sembra il caso? Vabbè, Loredana mi conosce, non sarà. Ma io mi dissocio. Tra l'altro dobbiamo anche fargli gli auguri perché so che si è sposata. Si è sposata da poco, sì. Dopo una vita con suo marito? Ah sì, dopo 21 anni, dopo tre figli hanno deciso di sposarsi. Uno sandoriano, uno genovano, figura di non te. Non frega niente. Cioè, uno più matto dell'altro. Si amano da morire. Sì. Tutto bene, salutiamo tutti, salutiamo tutte le vostre amiche, non mancate mai. No. Però a parte gli scherzi, ora sto scherzando, però è la verità, bisogna dire la verità. Se non ci fossero queste due ragazze che si fanno, si andrebbe molto male. Grazie. Cerchiamo di far girare un po' le cose. È la verità, città. È la verità, è la verità. Io vi lascio lavorare, grazie. Poi se mai più tardi mi viene a prendere un caffè. Sì, certo. E sposatevi ragazzi, perché sono due belle ragazze, non abbiate paura ad affrontarle. Io non cerco, perché voi vi fa. No, sai cos'è? Gli uomini si fanno bloccare dal fatto che voi siete intelligenti, istruite, cazzute, non lasciate mai niente al caso, se dovete dire a uno vada via al culo, lo dite. Guarda, in due lingue, tre anzi. Ma non spaventatevi, l'unica cosa che posso dire, io che sono una certa età, vivo al di sopra, che ormai sono peggio. Siate voi stessi, non fate i figaccioni, siate voi stessi, è vero o no? Ah sì. Perché poi se sei i conti delle muse le donne se ne accorgono. Io ti mando tipo la calci nel derettano. Ah no. Ah no, deretano. Ah, deretano. Cioè sarebbe quello dietro. È sempre quello dietro. Sì. Le ciappette. Signore e signori, Caterina Angeli, Paola Pola. No, Popa. Ciao, grazie. Ciao.